Ciao a tutti i miei piccoli amici e bentornati sul mio canale. Al limitare della foresta vive un topo scontroso. È il roditore più irritabile e burbero nel raggio di chilometri, fino a che incontra un piccolo tasso smarrito che ha un disperato bisogno del suo aiuto. Una commovente storia sulla felicità che l'amicizia infonde. Non sono scontroso! Amel, che mi sopporta quando sono scontrosa e mi fa ridere quando ne ho più bisogno. Non sono scontroso! Topo era proprio di malumore. Appena sveglio, aveva scoperto che la porta della sua quercia era bloccata da un grosso sedere peloso. Ci mancava solo questa! Brontolò, arrampicandosi per uscire dalla finestra. Voleva vedere cosa stava succedendo. All'improvviso, splash! Una goccia d'acqua gli cadde proprio sul naso. Piove! Sospirò. Ci mancava anche questa! Ma non era una goccia di pioggia. Era la lacrima di un piccolo tasso molto triste. Dov'è la mia mamma? Piagnucolava. Non lo so, squittì Topo. Ma ti aiuterò a trovarla se la finisci con questo baccano. Piccolo Tasso smise di piangere. Poi, tirando su con il naso, prese la zampa di Topo e si incamminarono. Non erano partiti da molto quando una farfalla svolazzò intorno a loro. Che bella! Gridò Piccolo Tasso rincorrendola. Fermati! Squittì Topo. Piccolo Tasso obbedì, ma Topo era ormai completamente disorientato. Ci mancava anche questa! Si lamentò Topo. Salve! Disse la vocina di uno scoiattolo. Non sei forse il topo scontroso che vive nella vecchia quercia? Non sono scontroso! Sbottò Topo bruscamente. Sto cercando di riportare questo cucciolo dalla sua mamma. Che gentile! Disse scoiattolo. Ho un amico che saprà di sicuro dove vivono i tassi. Venite! Salve, scoiattolo! Bubolò gufo. Che caro piccolo tasso! Oh, vedo che hai portato anche il pranzo! Non sono il pranzo! Borbottò Topo. Ah, già, annuì gufo. Sei quel topo scontroso. Io non mangio topi irritabili, sono davvero indigesti. In realtà, disse scoiattolo, sta provando a riportare Piccolo Tasso a casa dalla sua mamma. Allora seguitemi, sorrise gufo. La foresta è un luogo pericoloso quando scende l'oscurità. È meglio se ci affrettiamo. Tutti seguirono gufo nel folto della foresta quando... Splash! Una goccia d'acqua cadde sul naso di topo. Oh, per favore, non ricominciare a piangere! Sbottò topo. Ma non era una lacrima, era una goccia di pioggia. Ci mancava anche questa! Sbuffò topo mentre cominciava a piovere a dirotto. Dobbiamo tenere Piccolo Tasso all'asciutto, disse gufo, altrimenti rischierà di prendersi un raffreddore. Oh no! Sussultò Topo. Qualcuno ha un ombrello? Potete pure ripararvi sotto la mia pancia, disse un grosso orso bruno. Ma cosa ci fa qui il topo scontroso con Piccolo Tasso? Sta cercando di portarlo a casa. Tagliò corto scoiattolo. Oh, che amico premuroso! Sorrise Orso. Topo arrossì. Non era mai stato chiamato amico prima di allora. Quando la pioggia cessò, Orso indicò loro la direzione giusta. Ed è meglio se vi sbrigate! Disse. Si sta facendo tardi!
Proseguirono a fatica nella foresta sempre più buia. Piccolo Tasso sbadigliò. «È stanco», disse Scoiattolo mentre le ombre si allungavano sul loro cammino. «Beh, è passata da un po' l'ora della nanna», concordò Gufo. «Lo so!» gridò Topo. «È stanco, è affamato e impaurito e ha bisogno della sua mamma e sta diventando buio e non so cosa fare!» Singhiozzò. «Su, su!» disse Scoiattolo. Gufo spalancò le sue ali. «So di cosa hai bisogno!» «Abbraccio!» esultò Piccolo Tasso. Topo era stranito. Essendo un po' scontroso, non aveva mai ricevuto molte coccole. Improvvisamente, un lampo grigio schizzò tra i cespugli. «Mammina!» chiamò Piccolo Tasso speranzoso. Ma non era Mamma Tasso, era... «Un lupo!» avanzò Spavaldo, leccandosi i baffi. «Guarda cosa abbiamo qui!» sghignazzò il lupo. «Uno scoiattolo per antipasto, un tasso e un gufo come portate principali e un topo per dessert!» «Non sono un dessert!» gridò Topo arrabbiato. «E non mangerai di certo i miei amici!» «E chi lo dice?» sogghignò il lupo. «Io!» esclamò Topo. «E io!» esclamò Scoiattolo. «E io!» esclamò Gufo. «E io!» tuonò Mamma Tasso. Il lupo guardò i suoi occhi furiosi e se la svignò. Mamma Tasso abbracciò stretto Piccolo Tasso. «Grazie a tutti per averlo riportato a casa!» «È stata un'idea di Topo!» disse Scoiattolo. «Beh, grazie, signor... Aspetta un attimo!» disse Mamma Tasso. «Non sei forse il topo scontroso che vive nella quercia?» «Per l'ultima volta!» sbuffò Topo. «Non sono scontroso!» «Almeno non più!» E per la prima volta, dopo tanto tempo, Topo sorrise. «Perché adesso ho degli amici!» disse. «E avere degli amici, beh, era proprio ciò che mi mancava!» Fine. Bene bambini, se vi è piaciuta questa storia non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare un bel mi piace e condividere questo video con i vostri amici. Un bacio, alla prossima, cariolina.